siamo qui, abbiamo in maniera sofferta deciso di, come dire, insistere nella nostra mobilitazione attraverso l'apertura, la proclamazione dello stato di agitazione, l'apertura di un tavolo del raffreddamento e la convocazione di questo sit-in di protesta a supporto dello stato di agitazione, appunto per rappresentare quello che da anni ormai stiamo dicendo, cioè a dire che questi lavoratori hanno bisogno delle necessarie risposte di carattere professionale ed economico. Sono anni ormai che attendono il pagamento del salario accessorio, si attende da tempo, ormai da settembre, la pubblicazione delle graduatorie per le progressioni per l'attribuzione delle fasce, non sono ancora state corrisposte una buona parte delle premialità Covid. Ricordiamo che questi lavoratori e questi professionisti hanno con enorme sacrificio garantito la risposta alla richiesta di servizio sanitario del territorio, non tralasciando alcuna forza. E nonostante le richieste e le aperture al confronto, non siamo stati neanche convocati. Addirittura in una nota l'ASP ha pure detto di rinviare le discussioni a dopo le elezioni RSU, che è una questione che a nostro parere non è buona, perché comunque titolari della contrattazione non sono solo rappresentanze sindacali unitarie e quindi non c'è la necessità di attenderne il rinnovo, essendo ancora in carica quelle comunque precedenti, quelle vigenti, ma anche le organizzazioni territoriali rappresentative. E allo stesso modo non riusciamo a capire perché, nonostante siano trascorsi 2 anni dall'acquisto del tunnel di sanificazione e nonostante un'innumerevole ormai richiesta di chiarimenti fatte sia all'ASP che al management della SEUS 118, compreso il suo RSPP, il dottore Lombardi, come mai appunto questo importante presidio per la sanificazione dei mezzi e delle persone giace a prendere acqua accanto ai locali caldaia del nosocomio agrigentino, del San Giovanni di Dio. E non abbiamo capito per quale motivo in un'emergenza come questa una struttura commissariale non è in grado di mettere appunto in atto una serie di misure anche di carattere straordinario per mettere in moto questo importante presidio.